Finalmente ho comprato a rate la mascherona stereo in collegamento costante con il controllo generale OMBU, Organizzazione Mondiale per il Bene dell'Umanità. Sono vaccinato, sterilizzato, omologato e non ho più contatti né fisici né sociali. Finalmente, ragazzi, sono un uomo libero, ma libero. Ilmeteo.it, dici, ormai sei entrato in fase maniacale. No, 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 non è una fase maniacale. Stamattina alle 7 il meteo diceva da queste parti 8 gradi, ce n'erano 3. Ilmeteo.it, fra 6 giorni dice che ci sarà tanta pioggia. Signori, è impossibile per qualunque rilevazione meteorologica stabilire cosa accadrà fra 6 giorni, ma se andate nella settimana successiva scoprirete una cosa che c'è quasi sempre. Ogni giorno c'è una goccetta di pioggia, una nuvoletta e il sole. Cioè, è troppo facile così. Questo è peggio di chi esercita la magia lestofante, di chi predice il futuro. Mo siamo veramente impazziti. Voi dite: ma con questa storia che sta vivendo l'Italia parli del meteo? Sì, perché il meteo è la cartina di tornasole di tutto il resto. Caro Francesco, ma Pasqua per te ha un grande significato? Erro su questa amara sponda, erriamo, ma ti sei accorto che nelle capitali europee, a Pasqua, Pasquetta e anche Sabato Santo, i parchi e le piazze erano piene di gente che faceva una vita normale? Basta andare a cercare, lo potete vedere anche voi. Stiamo parlando di Berlino, Parigi, Stoccolma, Hong Kong. E come mai i giornali svedesi sono furiosi contro l'Italia dicendo state esercitando un'oscura presenza mediatica, quello che dite su di noi è falso? Allora io faccio una piccola cosa oggi, posso rivolgermi, ne ho pieno diritto, a tutti i miei collaboratori. Quindi sto parlando della prima squadra, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta, i genitori dell'agonistica, i genitori della scuola calcio, lo staff tecnico, lo staff medico, la segreteria, perché guardate che è una realtà importante la squadra di calcio dove io sono presidente. Come vedete, non cito il paese. Come vedete, non cito il paese. Chiedetevi perché. E allora io chiedo a tutti questi, che sono miei collaboratori, nostri collaboratori, ma facciamo una riflessione comune e una volta che l'abbiamo fatta e abbiamo deciso cosa riflettere, inviamo questa nostra riflessione a tutte le realtà della serie D, comprese scuole calcio e scuola agonistica. Ma voi sapete che la serie D, scusate, non c'è la serie D, stiamo parlando di 167 squadre che tra l'altro hanno un potere elettorale non indifferente, il più grande all'interno della federazione. 167 squadre, potete immaginare di quanta popolazione stiamo parlando? Milioni, milioni. E allora io vorrei sapere, ma scrivetemi perché mi lasciate solo, non me ne importa niente, il ditino mi piace, ma scusate, ma che me ne frega che ti piace, ma partecipa, ma cominciamo a partecipare tutti, perché io sono sconvolto, ho passato la mia vita a raccontare favole, perché so che la cecità negli umani è così grande che se gli parli della realtà non ti capiscono. Allora devi fare un ponte d'oro attraverso una favola per dargli la possibilità di cominciare ad avere un piccolo dubbio.
Ma vi rendete conto, questo coronavirus mi ha costretto a diventare serio, perché ho visto delle foto, non sono invenzioni, di spiagge con i separé di plastica. Ma cosa sta succedendo? Ma siamo pazzi? E succede solo in Italia. E allora, qui io ho anche dei vademecum interessantissimi, ma questo lo potete scoprire tutti quanti. Ieri ho avuto una telefonata da una mia amica che è stata fermata e mi ha fatto resoconto di ciò che hanno fatto le forze dell'ordine, contravvenendo ogni forma giuridica, legale. Signori, questo richiede qualcosa, perché non possiamo procedere così. E mi dispiace di doverlo dire io, che rappresento in questo momento non la mia vita, la mia carriera professionale, ma come presidente di una squadra di calcio. Ma signori presidenti, ma come la pensate voi? C'è questo capacità di oscurare le informazioni e anche la vostra disattenzione. Cioè, io ho in questi anni avuto degli incontri belli con alcuni presidenti che partecipano, ma 167 presidenti, ma dove sono? Ma cosa fate? Perché state nel calcio? Qui stiamo parlando dell'Italia. Io sto seriamente pensando di chiedere asilo politico ad uno Stato che non si è immerso in questa follia anticostituzionale. E questo è l'unica cosa che posso dire oggi. A domani.